Buonasera, benvenuti in onda. Ci sono poche persone in Italia che hanno questa fortuna, la fortuna di avere prestigio, autorevolezza e anche carisma, a prescindere dagli incarichi che ricoprono o hanno ricoperto. Quindi io saluto con immenso piacere questa sera Stefano Rotà, buonasera. Buonasera, non esageriamo. Beh, è un mio giudizio, benvenuto in questo studio. E Rotà ovviamente è diventato ancora di più in questi anni e in questi mesi un personaggio simbolo, è diventato un'ipotesi di Presidente della Repubblica, è diventato anche il nome che in qualche modo rappresenta un'identità che non esiste più nei partiti. Quindi cercheremo di parlare di due cose che stanno a cuore a Rodotà questa sera: la sinistra e soprattutto la Costituzione, che secondo lui non è lettera morta. Sarà una piccola lezione, possiamo dire? No, non usiamo parole troppo paludate. Un viaggio. Un viaggio, sì. Un viaggio della Costituzione, e vediamo se questa sera Rodotà ci convincerà dell'attualità di questa carta. E io saluto anche David Parenzo, bentornato fra noi. David, buonasera. Buonasera, buonasera a te, al professor Rodotà e ai tuoi telespettatori. Io vi do subito la prima notizia, così un po' di colore se volete. Vediamo se la telecamera mi segue. Sì, di dove vi porto sei, a cena David. Con Bersani. Sono alla festa nazionale del Partito Democratico a Genova e vi porto a cena con Bersani, se vi date 30 secondi. Bersani e Cofferati sono arrivati qui a questo ristorante poco fa, sapete, c'è stato questo scontro a distanza tra Bersani da Genova e Renzi, che ieri proprio da questo palco, l'altro ieri da questo palco qui dalla festa del PD, ha lanciato la sfida dicendo che si vuole prendere il partito. Oggi Bersani ha risposto e poco fa ha finito la sua intervista con Michele Serra ed è qui a cena con Cofferati, e noi magari nel corso della diretta io certo vi chiederò la linea, interromperemo la cena di Bersani. Benissimo, ecco, David. Ti lo vedete? Chiedere. Lo vedete? Sì, sì, lo vediamo da lontano. Fra l'altro manderemo le immagini di questa intervista, sì, diciamo molto fuori dalla norma, con Michele Serra. Ecco, vediamo la barba di Cofferati e la, ecco, pelata di Bersani. E a fianco, ti volevo chiedere solo una cosa. Se tu, sì, mentre siamo collegati con il professor Rodotà, fai anche un, sì, sondaggio fra i militanti di quello stand che ci interessano molto e facciamo le nostre presidenziali. Cioè di rivotare per il presidente se allora andava bene Rodotà. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità e torniamo subito con l'intervista a Rodotà. Buonasera, fra poco. Rodotà è un uomo di età, di 80 anni, che è stato fuori dal giro. È un uomo che però, alla notizia, è diventato un bambino, il dolarete che si ricorda di un uomo di 80 anni. Sono a vostra disposizione. È un uomo che metterà d'accordo tutto e tutti. Rodotà, Rodotà, Rodotà. Inizia ad essere un consenso più largo su Rodotà. Vediamo le persone qui che vogliono Rodotà, cioè nel paese sta montando un sentimento popolare per Rodotà, che è colui che ha scritto anche il referendum sull'acqua. Rodotà! 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 Ringrazio tutti quelli che pensano a me e sono contento che il mio nome parli alla sinistra italiana. Sono sempre stato convinto che le decisioni parlamentari possano e debbano essere discusse e criticate anche duramente, ma partendo dal presupposto che si muovono nell'ambito della legalità costituzionale. Grazie molto. È una risposta a Grillo implicita. Io ho fatto questa dichiarazione. Stanno litigando con il Movimento 5 Stelle? Io esprimo le mie opinioni come ho sempre fatto, pensando che l'indipendenza di giudizio e la critica aiutino tutti, poi ognuno la prende come vuole.
Stamattina ho scoperto, leggendo i giornali, che io avrei l'intenzione, non so, di spaccare il Movimento 5 Stelle. Le intenzioni non sono quelle mie. Io sono una persona molto sincera, anche qualcuno dice fino all'autolesionismo, nel senso che dico la verità anche quando ne possa avere qualche conseguenza negativa. Allora, Rodotà, questo cognome scandito in seguito attraverso la storia italiana da un celebre tormentone di Striscia la Notizia alle piazze con gli studenti che chiedevano a gran voce e i giovani militanti, e i liberi pensatori che chiedevano la sua elezione. Le immagini erano con gli operai di Pomigliano, ai quali sono molto affezionato. E questa è un'altra cosa che sicuramente fa piacere e non è rituale. Ma quanto sei arrabbiato per quel tormentone di Striscia la Notizia? Dica la verità. No, io non mi sono arrabbiato. Ho visto... Sì. Sa, io ho vissuto in pubblico per molti anni e so che ci sono dei prezzi da pagare. Io penso che non ho mai reagito, perché ritengo che sia la cosa migliore rispettare l'altrui punto di vista anche quando è molto sgradevole. Io avevo un ruolo pubblico in quel momento, ero presidente dell'autorità per la protezione dei dati personali, anzi alla Prime, ha fatto qualcosa di cui ero convinto, ed ero così convinto, tanto per allontanare qualche critica malevola, che la decisione che determinò quel tormentone era una decisione che era stata sollecitata da Franco Frattini, un esponente importante, che era stato, come dire, usato per un suo fuori onda per determinare polemica all'interno del suo partito. Quando abbiamo giudicato, e uso il plurale perché il collegio era composto da 4 persone, non abbiamo avuto dubbi che non si dovesse guardare al colore politico, alla strumentalizzazione maggiore o minore, ma che c'era un diritto della persona che quando veniva convocato per fare un dibattito non doveva poi essere in qualche modo, si dice, dopo essere stato microfonato, diventare quello che alcuni inglesi dicono, ma quando tu entri in uno studio televisivo, ecco la serata, diventi una vittima consapevole. Però quella decisione e tante altre hanno, e anche quel tormentone, mi ricordo che lei in quel periodo diceva, hanno fatto conoscere un'autorità che era appena nata. Nessuno saprebbe che esiste il garante. Devo dire che quello, io mi sono molto speso, adesso, come dire, sono abbastanza a dieta mediatica, e credo che lei lo sappia. Sì, perché lo sappiamo, non sono, bene. Ecco. Però allora mi sono speso molto, sono andato dappertutto. Perché? Perché la parola era ignota. E sa quando ho avuto l'impressione che ce l'avevamo fatta? Quando abbiamo visto una pubblicità di una borsa e di una veneziana che veniva chiamata privacy. Cioè quando il linguaggio della pubblicità si impadronisce in una parola è perché ritiene che serva la comunicazione. Vorrei ripercorrere almeno un paio di tappe simboliche della sua lunga storia. La sua formazione è liberal-democratica, sì, pura, al punto che lei è stato collaboratore e ha conosciuto il mondo di Pannunzio. È altro che. Io devo dire, sono stato presentato a Pannunzio da Elena Croce. Pannunzio era nelle apparenze molto burbero, ma aveva un'apertura che credo pochi abbiano oggi, perché lui mi disse con questo suo tono, mi scriva qualcosa. Io gli ho scritto una cosa sulla facoltà per di giurisprudenza per il mondo e sono, confesso, quasi svenuto quando una settimana dopo, vado, compro il mondo, in prima pagina c'è questo mio articolo, che poi mi ha provocato qualche problema, perché ero molto poco tenero con autorevolissimi professori accademici del tempo, ma io ho sempre avuto non un margine di incoscienza, ma un margine di libertà che credo si debba adoperare in tutte le occasioni. Guardi che non è faticoso essere liberi, è molto più faticoso autocensurarsi. Certo, poi ci possono essere delle conseguenze negative. È più faticoso autocensurarsi che essere liberi. Assolutamente. E devo dire, poi con il mondo ho avuto
un rapporto molto intenso, anche polemico delle volte con Pannunzio. Io sono stato uno di quelli, quella era quasi essere ammessi nella parte migliore, che c'erano i famosi pezzetti iniziali non firmati, che erano la chiave dell'interpretazione. Io ne ho scritto molti e devo dire, Pannunzio, che era famoso per essere severissimo, si dice, è una leggenda, non so, però molto, che lui fece riscrivere un paio di volte a Einaudi, presidente della Repubblica, che aveva tra l'altro... Cestinò Einaudi. Non lo cestinò, era il famoso pezzo sui fratelli Cervi, che è rimasto uno dei grandi pezzi della storia civile di questo paese. E io ho avuto con lui e con loro un grande rapporto, con le persone che erano lì, Nina Ruffini, Maccari che faceva le vignette. Devo dire, non me ne aveva mai voluto regalare una. Quando una volta arrivai al Mondo con mia moglie, allora eravamo fidanzati, invece Nina Ruffini aprì un vecchio cassettone dove c'erano dentro una serie di disegni di Maccari, che era generosissima, arrivava lì, disegnava per quella che sarebbe stata l'unica vignetta e lasciava tutto il resto lì. Ne prese un pacco e ce lo diede, o meglio, originale. Lo diede a mia moglie. Adesso hanno anche un valore. Un salto di epoca, l'esperienza importante di essere uno dei leader, diciamo così, o dei personaggi di punta, allora non si usavano parole anglosassoni, della sinistra indipendente. Quella è un'esperienza per cui si può stare in minoranza e anche a testa alta, negli anni 70, fra le leggi e l'emergenza, essere garantista, essere a sinistra, ma non nei grandi blocchi. Io devo dire che fu molto criticata anche la mia scelta, perché fu la scelta di essere candidato nelle liste del PC. Allora non era una piccola cosa. Però io ero convinto due cose. Primo, che fosse nel PC in corso un cambiamento importante. Secondo, c'era l'esperienza di alcune persone che io conoscevo e di cui avevo grandissima stima, erano Claudio Napoleoni e Luigi Spaventa, che avevano avuto grandissima possibilità di muoversi autonomamente. E noi ci siamo mossi autonomamente, devo dire noi al plurale, perché non è che io sia stato un campione solitario in quella fase, un singolo. Io ho presieduto un gruppo parlamentare che anche in occasioni importanti, per esempio il voto sui decreti Cossiga, il PC votava la fiducia, noi non tutti ma votammo contro, il famoso concordato Craxi, il PC votò a favore dell'accordo, l'intera sinistra indipendente della Camera, 20 parlamentari, 10 dei quali cattolici praticanti, votarono contro. Questo non fu, ecco, non eravamo soltanto tollerati, perché quello era un momento in cui lavorare con questa apertura ci dava anche una capacità di essere interlocutori di un pezzo della società. Quel gruppo era una fucina di cervelli, di firme, di nomi. Uno che so le sta molto a cuore è il nome di Natalia Ginzburg, che partecipò in condizioni quasi drammatiche a una seduta ostruzionistica contro il decreto Craxi sulla scala mobile. Devo dire, il senso del dovere di Natalia Ginzburg è veramente quello della Costituzione. Quando si dice che le funzioni pubbliche devono essere adempiute con onore e disciplina, questo lo dice la Costituzione. Beh, riuscire a far tornare a casa Natalia quando era stanca, alla fine di una seduta in cui non c'era nulla di importante, era un'impresa. Nel pieno della notte. Ma lei parlò, non volle nessun favoritismo. Lei parlò in piena notte, noi facevamo l'ostruzionismo, c'era seduta continua, e fece un bellissimo discorso partendo dal pane. Era ecco, io ho imparato molto, ma è stata una lezione morale, quindi una grande lezione politica, perché non sono mai riuscita a separare queste due cose. Adesso un passaggio però doloroso o comunque difficile della sua storia. Al culmine di questo viaggio lei diventa presidente del Partito Democratico della Sinistra e poi rinuncia a questo incarico. Ma sa, io... Questa è un'altra cosa che non se ne è visti molto. Ma io devo dire la verità. Che rinuncia all'incarico. Io avevo fatto questa scelta, molto sollecitato, perché questa scelta mi venne sollecitata da Lema, Occhetto e altri, perché nella serata conclusiva del congresso di Rimini, quando si nacque allora il Partito Democratico della Sinistra, ci fu un incidente di percorso. Occhetto non raggiunse il quorum. Allora il giorno dopo si insisté con me dicendo: ah, dobbiamo in qualche modo dare un segnale. Io non ho mai raccontato queste vicende.
Dobbiamo dare un segnale, dobbiamo dare un segnale. Allora tu in questo momento, anche quella che è la sinistra del partito, accetta e quindi sei in qualche modo responsabile, ecco, sempre di offrire questa opportunità. Io non ero convintissimo, però politicamente mi sembrava una richiesta non irragionevole. Infatti l'elezione fu quasi, fu plebiscitaria, vulgara, quasi unanime. Dopodiché il lavoro che io pensavo si dovesse fare, rispettando quelle che erano state le premesse della cosiddetta svolta, era estremamente difficile, perché c'era un arroccamento del pezzo del vecchio PC che mi rendeva il lavoro difficile. Io finché ho potuto... Non la base, ma l'apparato. Con la base ho avuto un rapporto straordinario, assolutamente straordinario, per me indimenticabile. Le campagne elettorali sono state qualcosa che mi ha insegnato molto. Quando ho visto la prima, sì, la festa dell'unità, David. Le feste dell'unità erano per me qualche cosa di straordinario, per l'accoglienza. Il famoso giro per le cucine non era un fatto retorico, perché tu vedevi le persone che mettevano un grande entusiasmo e in realtà te lo trasmettevano alla fine. Avevi l'impressione, sì, vale la pena di fare quello che sto facendo, perché queste persone lo fanno con lo stesso spirito, anzi più di me. Ecco, quando ho visto che poi questa possibilità di cambiamento che era stata promessa faticava a diventare realtà, io non mai... pensato di impormi, e allora ho detto che lo faccia qualcun altro. Dimissioni, ripeto, che non c'è in 20 anni di lavoro di cronista non ho visto molti che rinunciavano a poltrone presidenziali di qualunque tipo, però possiamo dire che quell'occasione, cioè quel momento di possibile apertura, è stata un'occasione persa e poi ha pesato anche sugli anni a venire. Cioè questo problema di un partito che si chiude ed è distante è il problema ancora di oggi. Come si dice, io sono in conflitto di interesse, perché essendo stato parte in causa di quella vicenda, potrei dire, si potrebbe pensare che io ho un residuo polemico. Non ho un residuo polemico, io ho fatto le mie scelte sempre molto in maniera chiara, come si dice, ci ho messo sempre la faccia, anche nell'ultima vicenda che e è stata arriviamo. Ricordata all'inizio. E l'ho fatto perché? Perché pensavo che ci fosse una ragione, in quel momento un cambiamento possibile. E anche questa volta un cambiamento possibile. Non si deve sempre vincere. No, ma non... io credo che la politica sia una cosa molto importante, vitale, che non è legata alla occupazione di posti, che non è una... non deve obbedire a logiche oligarchiche, è certamente fatta di ambizioni personali, legittime, e tuttavia non tali, questo è il mio personalissimo punto di vista, da obbligarti a cambiare identità, a cambiare modo anche di vivere. Perché vivere non è soltanto la vita privata, non perché si è detto in un certo momento in modo molto icastico il personale politico, ma perché la vita è fatta di molte cose, non c'è si può sacrificare. C'è stata un'altra scelta difficile su cui volevo mi raccontasse la sua memoria. Quando si è arrivati all'ultima votazione per il Quirinale, molti hanno detto ma Rodotà si dovrebbe tirare indietro, e lei invece ha detto no, la democrazia è un atto che presuppone anche la presenza, il voto, le scelte, quindi io non ritiro la mia candidatura. Io devo dire che in quella vicenda io mi ero tirato indietro in un certo momento, che la mattina in cui mi arrivò all'alba la notizia, mi telefonarono, guarda che si vota Prodi. Allora io ho telefonato ai capigruppo del Movimento 5 Stelle, che non avevo mai visto fino a quel momento. Io non avevo avuto contatti diretti, perché c'era stata una specie di separazione delle parti. Un blind trust. Allora, sì. E loro sono venuti a casa mia, molto gentili. Io ho scritto in loro presenza, ho ancora il fogliettino manoscritto, dicendo che li ringraziamo, ma che se il Movimento avesse ritenuto opportuno fare altre scelte, io non avrei... come dire, intralciato questa strada. E quindi in quel momento la candidatura Prodi, che io ritenevo e continuo oggi a ritenere più o meno analoga, perché l'obiettivo era quello, lo dico senza mezzi termini, perché questa è stata la ragione di quella mia scelta, non facile, molto criticata, era quella non di
ostacolare il percorso del PD, ma di consentire che le scelte del PD andassero in una direzione diversa da quella che c'è stata. Tra l'altro avevo fatto un'intervista 15 o 20 giorni prima che ci fosse questa candidatura, in cui avevo sostenuto la candidatura a Bersani, come proprio in modo molto esplicito, e avevo detto che quella che poi sarebbe stata le grandi intese era, a mio giudizio, una scelta politicamente sbagliata. E non si è pentito? Io non mi sono pentito assolutamente, anche, ripeto, alla luce di quello che sta accadendo. Perché ogni giorno questo governo e larghe intese che ha nel modo in cui si comporta Enrico Letta molta dignità, però è continuamente prigioniero di che cosa? Lo vediamo. Non sto parlando tanto della vicenda personale di Berlusconi, ma per esempio tutta la vicenda dell'IMU, che si aggroviglia ogni giorno, ha impedito un serio ragionamento sulla utilizzazione delle risorse disponibili. Perché? Perché c'era una sorta di pregiudiziale. Cioè si doveva soddisfare una promessa elettorale del partito della libertà, del PDL. E allora questo era qualcosa che già era tutto prevedibile, perché c'è stato un elevato azzardo nel momento in cui è stata costituita questa maggioranza. Si sapeva che ci sarebbero state queste richieste, come si sapeva che inevitabilmente ci sarebbe stata la sentenza Berlusconi. Quindi le sorprese in questo caso io non le ritengo tali, sono frutto piuttosto di imprevidenza politica, di analisi giorno per giorno. E oggi io vedo, purtroppo lo dico, perché non credo che sia, io non sono felice di questo, che si sta lì sospesi ai sospiri di qualcuno. Ah, ma ha detto che non staccherà la spina il giorno dopo, no, è stato mal interpretato. Oggi per fortuna ha detto che, per carità, non succederà nulla. È possibile fare un serio lavoro di governo senza avere una prospettiva che vada oltre il giorno dopo? Questo me lo domando, come credo se lo domandino tutti. È sicuramente una delle grandi domande che attende la sinistra di oggi. David, ricolleghiamoci con te, dicci che cosa sta accadendo al tavolo di Bersani, perché Luca, vedo movimento, no, e poi Bersani, sentiamo i militanti. Aspetta. Al tavolo di Bersani, c'è Bersani che si è alzato, e io te lo voglio far vedere in diretta. Appena finito di mangiare, sta salutando i militanti e proviamo a disturbarlo se mi dai due minuti, insomma, anche il professor Rodotà forse ha qualche domanda da fare a Bersani, professor Rodotà, così gliela giro direttamente. Io non ho domande da fare, io sono fuori dal gioco politico stretto, quindi... Come ho rispettato lei in passato... Lei è simpatico Bersani come certo dirigente politico? Certo che mi è simpatico come persona. Io devo dire, ho citato un'intervista che ho luce, fatto ma mi scuso in un momento non sospetto e sostenevo pienamente... Ce la fa una battuta per in onda? Ecco. Buonasera. La saluta Telese, è stata la sua giornata. E anche Rodotà lo saluta. Anche Rodotà dallo studio la saluta. Possiamo metterci un secondo alla luce, che sennò siamo esclusi se l'abbiamo... Allora ci faccia vedere l'abbronzatura. L'applauso è per Bersani, non è per me ovviamente. Dice Teresa, ci beccato al volo. L'abbiamo beccato al volo, intanto grazie. L'abbronzatura c'è, quindi non è spompato come dice qualcuno. Ma ho fatto un po' di flessioni lì dove... Se volete ve ne faccio qualcuno. No, non esageriamo. No, non sono abbastanza in salute sempre. Qual è la parola? Come si prefigura questo congresso? Qualcuno dice che i giochi sembrano quasi fatti ormai. Perché si parla solo di persone, no, qua? Invece abbiamo ormai... Siamo a una curva dopo 20 anni qui. Mese più, mese meno. Dobbiamo decidere se come abbiamo fatto in questi 20 anni abbiamo ridotto le formazioni politiche, i partiti, delle appendici, delle protesi di leader che c'erano, poi non c'erano, lasciando dei vuoti d'aria, perché quel ventennio è nato nell'antipolitica, in Tangentopoli, oppure se ci mettiamo, diciamo, in un paese, una democrazia normale come quella degli altri grandi paesi democratici, e quindi facciamo dei partiti, le formazioni politiche moderne finché si vuole, che esprimono leader con grandi personalità, grande carattere finché si vuole, ma pro tempore, dentro a un solco dove c'è un collettivo.
Se non c'è questo, l'Italia paga dei prezzi enormi, perché quell'altro modello ha portato demagogia, favole, racconti per cui dovevano volare gli asini e impossibilità a fare le riforme. E credo che il congresso del PD è davanti a questa scelta. Poi, e ognuno deve dire la sua su questo tema qui. Stiamo parlando di Italia, non di Bersani, Renzi, Cuba. Però per parlare chiaro, la vicenda Berlusconi è là sul tavolo dopo la sentenza, cioè il destino del governo sembra essere legato anche al destino politico e ormai giudiziario di Berlusconi. Ma insomma, Berlusconi o il PDL non possono aspettarsi che noi facciamo con loro quel che non faremmo mai con uno dei nostri, no? Adesso cercando di essere ragionevoli, no? Siamo per uno Stato di diritto, le leggi vanno applicate. Piuttosto si chiedono un'altra cosa, e cioè se riescono pur dolorosamente, io lo capisco, a distinguere i destini del PDL un attimo da quelli del leader, e riescono a farlo oggi, e allora non ci sono traumi sul governo. Ce la faranno secondo lei a distinguere i destini? E se non ce la fanno, attenzione, che creano un po' di cataclisma, espongono l'Italia alla crisi ai mercati, e dopo due mesi si trova di fronte allo stesso problema. È un problema ineludibile. Cioè, se per ogni partito la domanda è: ma un partito può sopravvivere al suo leader o no? Vale per loro, vale per noi, vale per tutti, se siamo in una democrazia normale. Questa è la domanda che hanno di fronte, che abbiamo tutti di fronte, e spero che la risolvano senza traumi per l'Italia. Ma lei, poi veramente la lasciamo, la scommetterebbe una fetta di Coppa Piacentina sul governo Letta, che può ancora durare una fetta di Coppa Piacentina? Tanto vorrei mangiare una fetta alla salute di Enrico Letta, che sta facendo oltre il possibile in una situazione del genere. Ma dura o non dura? Insomma, noi la spina la stacchiamo di certo, Davide, voglio stare tranquillissimo su quello. Voglio chiedere una cosa. Quello è nelle mani naturalmente di Berlusconi. Staccasse la spina, credo che comunque il Parlamento dovrebbe trovare una soluzione, almeno per farci fare la legge di stabilità e portare in aula un progetto di legge elettorale, almeno questo è inevitabile. C'era Terese che voleva chiedere un'ultima cosa e poi sì, no, visto che abbiamo qui Rodotà e Liberzani, volevamo chiedere se qualche volta ha sognato che magari si poteva fare un governo di cambiamento e non un governo dell'Arghe Intese. Bersani premier e Rodotà sul Quirinale, se gli piace questa idea, per fare un sogno così, un'immagine di come sarebbe. Figurati, io con Stefano Rodotà farei qualsiasi cosa. No, ora non esagerare. Grande personalità. Ma io. Beh, ottimo questo, però. Sostengo questo governo. Sostengo con lealtà e con convinzione questo governo. Ripeto, ammiro quel che sta cercando di fare Enrico Letta. Per esempio, la botte dal vino che ha, io non sarei capace di fare un governo di intese così. La botte dal vino che ha. Vabbè, visto ci siamo, Rodotà, lei gli avrebbe dato l'incarico a Bersani. Piacciono, credo. Attenzione, ho sempre Bersani, un po' governato, è la mia vita, e mi piacciono governi che possono andare la scossa. Ma la parola d'ordine oggi qual è? Smaccare il giaguaro o no? Ma quello si smacchia, guardate, l'abbiamo già smacchiato un po', quello si smacchia. L'ha smacchiato la Cassazione, la Cassazione l'ha un po' smacchiato. Alla fine lui e la PDL sono arrivati terzi, queste elezioni, terzi, non inventiamoci cose, sono arrivati terzi, dopodiché non è stato possibile, c'è qualcuno che ha preso il 25% dei voti e l'ha messo in un frigorifero. E non può esistere un frigorifero così grosso per tenere il 25% dei voti. Scusa Davide, c'è Rodotà che voleva. A un certo punto il frigorifero esplode. Anche Rodotà doveva rispondere all'incarico, se gli dava l'incarico. Adesso scopriamo questo. Ma no, io non ho mai ragionato in questi termini, però sì. Forse non pretendo che Bersani abbia visto una intervista prima che poi cominciasse anche il tormentone Presidente della Repubblica all'Espresso, in cui dicevo esplicitamente che essendo il segretario del primo partito che aveva la maggioranza assoluta alla Camera e aveva il ruolo importante al Senato, doveva avere l'incarico. Quello solo detto
prima mandato che pieno. Ma io credo di sì, perché quella era, a mio giudizio, la via lineare che doveva. Lo ripeto, è un'intervista che ho dato il 4 marzo, me lo ricordo benissimo, a Marco da Milano, che poi è uscita qualche giorno dopo sull'Espresso, me la sono riletta recentemente. Non cambierei una virgola, anche nella parte critica che non era relativa a Bersani, perché ritenevo che quello fosse un percorso serio e che dovesse essere seguito. Se posso fare un'aggiunta dicendo che mi sembra che Bersani abbia detto una cosa molto importante rispetto ai rischi di una spina staccata, e cioè che ci sono alcuni adempimenti fondamentali che dovrebbe essere comunque necessario riuscire a realizzare: la legge di stabilità e la riforma della legge elettorale. Quindi si apre un problema molto significativo che credo lui abbia impostato nella maniera corretta. Confermo. Bene, allora abbiamo il nodo Bersani-Rodotà. Saluta l'ex segretario, saluta Bersani. Grazie Bersani, grazie. Ciao, grazie. Un applauso. Ciao. Grazie. Allora, Rodotà, abbiamo in qualche modo cercato di riscrivere e aggiornare una pagina importante di storia recente. C'è l'ultimo capitolo e riguarda la sinistra, ovviamente, e la Costituzione. Allora, siccome dobbiamo fermarci alla pubblicità, qual è la prima cosa che vogliamo raccontare? Lei gira un pazzo, sì. 16.000 studenti incontrati, ma come ha fatto? Ma no, è molto facile, semplicemente l'avrei potuto incontrare molti di più se avessi due vite, nel senso se potessi rispondere a tutti gli inviti che mi vengono dalle scuole di tutta Italia. Domenica fate una manifestazione? Domenica facciamo un'assemblea, cioè cerchiamo di discutere una cosa molto precisa, e cioè nell'ultimo periodo la Costituzione è molto uscita, diciamo, dallo spazio della politica ufficiale, che anzi la vuole modificare in modo che noi, molti di noi, ritengono improprio, in violazione di norme fondamentali, e c'è invece un altro uso della Costituzione, fatto non soltanto attraverso l'attivismo, ma anche attraverso gli interventi di organi importanti come la Corte Costituzionale, che ci dice che c'è un'altra dimensione che dobbiamo recuperare. L'esempio più clamoroso è sui giornali di oggi il fatto che la Fiat, dopo aver tanto resistito, ha dovuto riammettere i rappresentanti della FIOM all'interno degli organismi di fabbrica. Questo è un grande successo della Costituzione, perché la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma alla quale la Fiat faceva riferimento avesse tre ragioni di incostituzionalità. Ecco perché la Costituzione è un fortissimo strumento. Allora quello che oggi deve essere fatto è creare uno spazio politico che già c'è, perché ci sono tanti soggetti attivi dove si possa lavorare insieme per la Costituzione, che è un grande programma politico, ma non per creare qualche cosa di separato rispetto al resto della politica. Per carità, non ci sono queste avventure nella testa di nessuno, ma semplicemente per rimettere al centro la politica costituzionale, che ha prodotto risultati importanti. Ho citato questo, ma c'è il referendum sull'acqua, ci sono tutte le occasioni in cui la Corte Costituzionale ha riportato a ragione e a legalità basta citare le famose leggi ad personam, i famosi lodi, la pretesa di far ritenere una certa signorina nipote di Mubarak, perché è arrivata anche questa. Non ho capito a chi si riferisce. Alla Corte Costituzionale. Quindi c'è una forza della Costituzione che è garanzia di tutti, non solo di legalità astratta, ma di concreta tutela dei diritti. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo ancora per un frammento di questa importante intervista. A fra poco. Allora, siamo qui in diretta con il professor Rodotà e il tweet più riverberato nella rete è questa frase quasi compromettente di Bersani: Rodotà. Io con Rodotà farei qualsiasi cosa, non so se vi vedrete, ma lei che cosa farebbe con Bersani? Allora, però stiamo parlando di Costituzione, abbiamo parlato di una sentenza che le sta molto a cuore, di un valore vivo, e la domanda è: ma la sinistra dov'è in Italia? La sinistra sta
da molte parti, qualche volta non sta dove dovrebbe essere, nel senso che io non ho spiriti polemici nei confronti del Partito Democratico, però deve scegliere la sua identità. E che cosa vuole interpretare? E Bersani diceva due cose che io penso debbano essere riprese, e cioè non spingiamo la personalizzazione oltre certi confini, perché abbiamo visto che cosa può provocare. Secondo, ma quali sono i contenuti? Ecco, questo è un punto essenziale in questo momento, poiché in questi anni abbiamo visto, per esempio, l'articolo 1 della Costituzione dice che la nostra Repubblica fondata, democratica, fondata sul lavoro. Articolo che è stato svillaneggiato, ma che cosa c'entra? Non cambiamolo, serve a niente, non serve a niente. È folle. Adesso che è diventato nel sentire comune, perché la crisi morde, perché il precariato è terribile, perché il lavoro non c'è, perché il lavoro è nero, perché il lavoro è diventato sfruttamento, e tutti dicono la priorità è il lavoro. Queste parole confermano l'intelligenza e la lungimiranza dei costituenti, che vogliono il lavoro in apertura della Costituzione. Oggi l'agenda politica è l'agenda costituzionale. Questo credo che sia un punto importante. Guardi che lei ha ricordato le scuole. Quando io sono andato lì e c'erano ragazzi di 14, 15, poi c'erano quelli delle superiori, ma loro capiscono benissimo, capiscono perché il linguaggio della Costituzione è diretto, perché quando gli si parla del diritto alla salute, della scuola, del lavoro, della dignità delle persone, loro lo percepiscono immediatamente. Ma questa cosa fu visibile, perché nelle grandi manifestazioni tra il 2010 e il 2011 le piazze erano anche piene di ragazzi che distribuivano la Costituzione. Io me ne sono portata una dietro, perché questa davano alla gente. In più avevano delle magliette con sopra scritto un articolo della Costituzione. È venuto un ragazzo che mi ha detto: compri una maglietta. Ho detto no, perché tu hai quella che io vorrei, che era l'articolo 3, che rimane oggi di fronte alla crescita delle diseguaglianze, che sta distruggendo la società, distruggendo la società. Quell'articolo che dice che non c'è soltanto l'eguaglianza proclamata, ma il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli di fatto. Il primo ostacolo di fatto è la mancanza di lavoro. Luoghi dove la sinistra, fisici però, dove la sinistra non c'è e dovrebbe andare. Non lo so. Uno l'ha detto, Pomigliano? Pomigliano io ci sono andato per capire da vicino. In quelle vicende hanno reclutato, in quelle vicende che di cui abbiamo parlato recentemente, quando c'era questa questione legata alla Presidenza della Repubblica, hanno, come dire, assoldato qualcuno. Uno ha detto: Rodotà non ha mai messo piede su un mezzo pubblico. Vorrei che venisse con me a vedere l'autobus H sotto casa mia. Non ha mai visto un operaio. Io, a parte che nella mia storia, quando ero deputato, sono andato dappertutto, e vorrei ricordare qua una persona a cui ho imparato moltissimo, Emilio Pugno. Emilio Pugno non lo ricorda nessuno. Un sindacalista, è stato della grande, CGL, non solo autore un sindacalista, di un famoso libro, un operaio della Fiat. Straordinario, i racconti che lui mi faceva negli intervalli del lavoro parlamentare erano per me una, posso dire un'espressione un po' retorica, lezione di vita. E poi Pomigliano, quando Ciro mi ha preso e mi ha portato in prima fila a portare lo striscione. È retorica? Non lo so. Semplicemente io penso che bisogna capire da vicino. In questi anni la chiusura oligarchica è stato un disastro. I referendum sull'acqua, che potevano essere un punto di partenza per un discorso complessivo, sono stati totalmente dimenticati. Sono stati non solo dimenticati. Perché? A chi davano fastidio? Davano fastidio a molti. Quando Bersani fece un atto coraggioso di schierare il partito a favore dei referendum, la parte più importante, i leader, adesso voglio fare i nomi, erano tutti contro quei referendum. E i contraccolpi si sono avuti. Oggi ci sono resistenze locali, di comuni, di politici importanti. Contro che cosa? Contro la necessità di rispettare la volontà popolare. Noi sentiamo ogni volta dire che è stato tradito il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti, e nessuno vuole ricordare che il referendum, 27 milioni di voti, 27 milioni di voti contro la privatizzazione e contro il profitto
nella gestione dei servizi idrici viene in ogni modo aggirato. Cioè, questo, David, è un punto essenziale. Che mi chiede Nina Festa, però, visto che lei ha detto che bisogna essere sinceri, le faccio un gioco che i politici non vogliono mai accettare, quello della torre. Lei fra... No, non lo faccio. Fra... Non lo faccio. No, non come? Sono capace fra Bersani di... e Letta, chi butta giù la torre? No, no, questo è un gioco è ingeneroso nei confronti delle persone. No, sceglie come un'opzione. No, 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 non scelgo. Quando mi dicono qual è il libro che ti ha... Non c'è un libro, io ho 100 libri, quando il film che... ho 1000 film, non vedo perché io debba fare però questo. Però le chiedo, Renzi le piace? Ma Renzi, no, a parte che non, quella discussione su Renzi non mi appartiene, la vedo in questo momento come il punto finale di una fase di grande confusione che continua quindi ad attanagliare. Quindi traduco no? No, non dico né no né sì in questo momento. Di nuovo, lui ha in questo momento, l'ultima volta, parlato molto di Costituzione. Lui ha orecchiato, forse, non lo dico in modo spregiativo, che questo è un tema che non può essere abbandonato. Ma allora bisognerebbe chiedergli, ma nei confronti di questa revisione costituzionale che è una violazione già della Costituzione, qual è il suo parere? Nei confronti dell'articolo 8 di un decreto che consente che si violi, si possa negoziare in fabbrica senza rispettare la legge, quindi violando l'articolo 41 in pratica della Costituzione. Qual è il suo punto di vista? Cioè, io credo che questo è un momento in cui chi si candida a posti così importanti deve essere chiaro. C'è un punto di riferimento, un punto di riferimento obbligato, e su questo si daranno i giudizi. Bene, della Costituzione. David, salutiamo insieme, fai il tuo collegamento. Vedo che lì però non hai proprio un volontario delle patate fritte. Se la, no, se la vista non mi inganna, c'è quel signor ci Luigi, sono dei volontari, il compagno della Luigi. Festa, e al mio fianco c'è il compagno Luigi Berlinguer, poi già ministro della pubblica istruzione. Con lui. Ma senti, senti. Perché vi conoscete da lunga pezza, come si dice, no, Berlinguer? Da una vita, col professor da una Rodotà. Vita. Però la vicenda Rodotà, Berlinguer, ha creato... Poi saluto anche i militanti che ci hanno raggiunto e che poi parleranno. Tra di loro c'è anche qualcuno che avrebbe voluto Rodotà. Qui facciamo tutte le domande scomode. Intanto chiedi subito a Berlinguer se lui avrebbe votato Rodotà o infatti, Marini. Così ce lo dice, ma no, e si compromette. È arrabbiato. È no, arrabbiato. Io avrei votato... quello che il mio partito avrebbe scelto di votare, perché no, non ritengo no, io credo, ma io mi sono iscritto un piccolo a un partito ricordo, no. Adesso sì, un ricordo di Rodotà così rovinia, che cos'è? Compromettente? No, no, non è compromettente. E allora diciamo perché il messaggero che mi portò la notizia che senti, mi si voleva candidare nel 79 fu proprio lui. Girare col microfono, ecco. Ecco, sì. E quindi a quando lui dice una vita è una vera vita, perché poi mi ha fatto fammelo, cambiare fammelo vita in qualche questo. Modo. Beh, qui poi c'è dell'altro, perché Berlinguer in un fuori onda vi raccontava di un altro ricordo suo, no, quello di, quando, stesso. Di quando lei era giurista comunista e Rodotà era giurista. No, eravamo giuristi di sinistra, ma dell'area non di quello. Più socialista. Socialista, diciamo. Sì. No, ma io andai da. No, ce l'hai il microfono? Io andai da. Si può. Io andai da Tortorella. In segreteria dissi, ma scusate, noi abbiamo una persona come Stefano Rodotà, abbiamo candidati che diventano della sinistra indipendente, eccetera, ma perché non candidiamo Stefano? Se voi mi date l'autorizzazione, io glielo vado a proporre. Fui autorizzato, ho invitato a cena Stefano, lui si è convinto, era nell'aria che l'avessero proposto i radicali. Ha scelto in quel momento bene. Un partito di sinistra solida e così è nato un primo approccio. Facciamo le presidenziali anche... lì sotto lo stand, Davide, che poi sentiremo Berlinguer anche in collegamento, però... Chiedi... Berlinguer ci ha già detto che avrebbe votato quello che il partito ha deciso, perché lui però, è presidente del collegio di garanti e federale la linea. Mentre c'è qui Alberto... No, cattivo esempio si arrabbia. Il cattivo Alberto... esempio di quelli che hanno votato diversamente dall'indicazione del partito. Lei li avrebbe buttati fuori a calci del sedere? Assolutamente. A calci del sedere, si può dire? Assolutamente. Questo? Perfetto. Cioè, perfetto, questa è la sua opinione. È un onore. Eccone qua uno da mandare fuori a calci del sedere, no, perché invece lei, se fosse stato tra i grandi elettori, lei avrebbe voluto Rodotà la presidenza della Repubblica. Diciamo che ho fatto di più, ho fatto sì che alcuni parlamentari
faccio parte di quella mitica base che si è impegnata perché si votasse il Rodotà. Ma hai iscritto al PD? Sì, sì. Faccio vedere la tessera perché non ci crediamo. Non ho il portafoglio. Vabbè, troppo comodo. Sono anche nel municipio, sono anche un eletto, diciamo che... E invece, aspetta un secondo, lei si chiama? Scanavino Giovanni. Giovanni, lei Giovanni chi avrebbe voluto vedere nell'alto scranno del Quirinale? Prodi. Prodi, bene. Vabbè. Oddio, Prodi. Come? Prodi. Prodi. C'è soltanto un dissidente vestito di rosso, tra l'altro. Che certo. Sembra fatto apposta. Scanso di equivoci, quando c'era Prodi si votava Prodi. A scanso di equivoci, quando c'era Prodi si votava Prodi. Berlinguer è più tranquillo. Bene, bene. Ci vediamo tra poco. Allora, noi grazie, siamo qua, ci vediamo fra pochi istanti. Rodotà, l'ultima parola per chiudere questa intervista. L'obiettivo di domani, la cosa da fare domani. Domani? Cioè domenica. Ma domenica noi vogliamo fare una discussione. Partendo da quello che ci siamo detti stasera, che avevamo già detto nella questa conferenza stampa del 6 agosto. Quando a Roma sarà la cosa. Sarà a Roma. Chi ci sarà sul palco con lei? Ma noi non c'è una. Ci dovrebbe. Quelli che firmarono la lettera di allora, cioè Gustavo Zaglebeschi, Maurizio Landini, Luigi Ciotti, Lorenza Carlassare. Tutti pericolosi sovversivi. Tutti, ma non persone che in questi anni, soprattutto due, perché Gustavo Zaglebeschi con Libertà e Giustizia, con grande militanza pubblica, intelligente, Lorenza Carlassare. Io nel mio piccolo, ma poi ci sono state due persone che hanno fatto grandi battaglie di legalità, Don Luigi Ciotti, impareggiabile nella difesa della legalità in situazioni difficili, e Maurizio Landini, che ha scelto per il suo sindacato la via della legalità. E devo dire, in questo senso, oggi forse il suo è davvero il sindacato allora, dei diritti. Allora, le faccio solo un'ultimissima domanda che introduce il servizio di Marco Ferini e ci farà il riepilogo sulla giunta. Che cosa dovrebbe rispondere uno dei rappresentanti del centro-sinistra in quella giunta alla domanda di chi dice facciamo approfondimenti sul caso Berlusconi per approfondire se non c'è un conflitto costituzionale? Guardi, io ho letto con grande attenzione tutti i documenti e i pareri pro veritate che sono stati. Allora, e si dice bisogna garantire il diritto di difesa a Berlusconi. Certo, è già stato garantito nel momento in cui quei pareri sono stati presentati, avendo egli stesso la possibilità di parlare in giunta o in aula, e quindi il diritto di difesa non è assolutamente toccato. C'è una confusione. Il diritto di difesa diventa, nelle opinioni di alcuni, il diritto che qualunque dica, qualunque cosa venga detta da chi si difende, deve essere presa per buona. Ora, io credo, adesso dovremmo aprire una discussione molto impegnativa, non abbiamo il tempo. Garanzie senza melina. Garanzie ci sono, senza melina, e seguendo soprattutto quello che in questi anni è stato il lavoro già fatto da Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione e anche attenzione alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che in alcuni di questi documenti che circolano viene presentata nel modo esattamente opposto a quello in cui la Corte si è mossa. Quindi un po' di onestà intellettuale, nessuna melina, onestà intellettuale, i giuristi facciano i giuristi, cioè facciano il loro lavoro tecnico e non cancellino le fonti di riferimento, a cominciare da quelle costituzionali. Bene, grazie a Stefano Rodà. Vediamo la scheda, entriamo subito nel dibattito, ci sarà subito dopo Giorgia Meloni, Enzo Lennelli e Felice Casson, uno di quei membri che oggi era nell'occhio del ciclone per la polemica aperta dal capogruppo del PDL Schifani. Ci sentiamo subito dopo. È in quest'aula che da domani 23 senatori inizieranno a decidere sul futuro di Silvio Berlusconi e dunque del governo delle larghe intese. Il presente del Cavaliere è già stato segnato da una condanna definitiva a 4 anni di reclusione per frode fiscale. La giunta per le elezioni e le immunità del Senato, dove Berlusconi è stato eletto, aprirà ufficialmente un confronto sulla sua possibile decadenza parlamentare. Certo, domani si discuterà di forma, ma proprio questa determinerà le future strategie politiche e giuridiche per evitare ciò che molti, non solo nel PDL, temono, l'espulsione di Berlusconi dal Senato. Si partirà dalla decisione dell'orario per la riunione del 9 settembre prossimo, questione non da poco se si considera che ogni componente ha diritto a parlare 20
20 minuti. Per la prima votazione, dunque, quella sulla proposta del relatore Andrea Augello del PDL, sono necessarie 7-8 ore. Augello spera di ottenere una finestra da 24-48 ore prima del voto. A prescindere però dal tempo che intercorre tra proposta e voto, Augello potrebbe chiedere alla Giunta il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale. La legge contestata, quella che escluderebbe Berlusconi in qualità di condannato dalla politica, è la Severino, votata sia da centrodestra sia da centrosinistra pochi mesi fa con l'esecutivo Monti. La bocciatura di questa proposta, possibile considerata la maggioranza in giunta, 8 membri del PD, 4 del Movimento 5 Stelle, 1 di Scelta Civica e 1 di SEL, il presidente Dario Stefano, comporterebbe la decadenza del relatore Augello. Quindi la nomina di un nuovo relatore che dovrebbe studiare da capo gli atti e fare la sua proposta. Se il ricorso alla consulta venisse accettato, invece, i tempi sarebbero ancora più lunghi, circa 2 mesi perché la Corte decida sull'ammissibilità e 1 anno per il giudizio. Tra tutte queste possibilità prosegue anche in parallelo il ricalcolo della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici da parte della Corte d'Appello di Milano. Giudizio chiesto dalla Cassazione il giorno della sentenza di condanna per Berlusconi. L'interdizione escluderebbe per via giudiziaria il cavaliere dalla vita politica e potrebbe, è stato lo stesso Augello a ipotizzarlo, arrivare anche prima di una decisione del Senato. Uno scenario del genere leverebbe forse d'impiccio un partito democratico dove esistono diverse idee sulla questione. Dalla linea garantista del cosiddetto lodo violante, appoggiato da Giuseppe Fioroni e Franco Marini, a quella rigorista del segretario Guglielmo Epifani, che esclude sconti al cavaliere. Certo, Berlusconi potrebbe decidere di essere ascoltato dalla giunta in presenza dei suoi avvocati o attendere la grazia da parte del capo dello Stato, ipotesi però che condonerebbe la pena principale ma non quella accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici, a meno che il decreto di Napolitano disponga diversamente. Ma il presidente non sembra intenzionato a procedere in tal senso, a meno di una richiesta specifica da parte di Berlusconi. Allora eccoci, entriamo nel vivo della puntata, abbiamo ovviamente il collegamento alla festa con Parenzo che è in perversa, non so dopo il rapimento di Bersani che cosa potrà fare, quindi siamo contenti di attenderlo. Abbiamo in collegamento da Bari un sindaco che si è schierato a favore di Renzi, quindi parliamo in questa parte non solo del tema della giunta ma anche del nuovo corso del centro-sinistra e del centro-destra, e quindi saluto Michele Emiliano. Abbiamo la parlamentare che in qualche modo ex ministro che ha sfidato Berlusconi, si è smarcata dal centro-destra e ha costruito una nuova formazione che è in crescita, Fratelli d'Italia, vedremo per andare dove. E poi abbiamo, lo dicevo prima, Felice Casson, che è uno, forse il più anziano come anzianità dentro la giunta per le immunità del Senato, da 3 legislature, esattamente come Augello, che è il relatore che in qualche modo presenterà lunedì 9 il suo punto di vista sul caso Berlusconi. Con lui spiegheremo che cosa accade, e con un docente di diritto penale, saluto Enzo Iannelli, cercheremo di capire qualcosa sul piano tecnico. Ovviamente saranno pareri diversi nella migliore tradizione di questo programma. Allora comincerei subito con Giorgia Meloni per chiederle dove andate? State preparando la festa di Atreju? Avete ottenuto un risultato elettorale che vi ha consentito di essere uno dei pochi partiti che è entrato in Parlamento, alle politiche, poi siete cresciuti alle amministrative, ma la domanda è: Fratelli d'Italia che cos'è? Beh, Fratelli d'Italia è un movimento di centrodestra, un centrodestra, diciamo, che noi abbiamo tentato e che tentiamo di rifondare su principi, valori e parole d'ordine che insomma il centrodestra sembrava non considerare più così importanti: il principio della partecipazione, il principio della difesa e l'attenzione al territorio, del radicamento, del consenso, la meritocrazia. Abbiamo voluto rifondare un partito di centrodestra che fosse in grado di dire ci troverete sempre dalla stessa parte. Può sembrare scontato, ma in questo tempo non lo è, perché sembra che insomma la tattica governi un po' tutto. Io sono una bipolarista convinta, sono una persona di centrodestra, costruisco idee di centrodestra, non mi troverete mai al governo col centrosinistra. E viceversa, insomma, per chi sta Come dice sui prodotti è scritto no OGM, voi siete no Larghe Intese. Esatto, noi siamo no OGM della politica, nel senso che bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee, perché il rischio
quando si cerca di governare a tutti i costi e che si in qualche maniera rincorrano dei compromessi al ribasso. Questo è stato un po' uno degli elementi che poi hanno allontanato diversi di noi, insomma, anche dal PDL, il rapporto col governo Monti, che noi abbiamo, insomma, quando eravamo nel Popolo della Libertà sofferto molto e che in qualche maniera si perpetua con l'esistenza del governo Letta, che è la chiara, netta, evidente prosecuzione del governo Monti. Quindi, insomma, diciamo, ci siamo qualche tempo fa presi le nostre responsabilità, abbiamo chiesto agli italiani che cosa pensassero di una idea di questo tipo, abbiamo convinto, insomma, quasi 1 milione di italiani in 40 giorni senza soldi, no, da spendere, senza la compiacenza dei grandi mezzi di comunicazione. Adesso si tratta in qualche maniera di strutturare questo movimento, e in questo lo dico, insomma, facendo anche un appello a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che in questo tempo hanno voglia di partecipare a un'avventura di questo tipo, perché differentemente da quello che sento dire da alcuni, Fratelli d'Italia è tutt'altro che un movimento chiuso, è un movimento che guarda a 360 gradi chiunque abbia una storia dignitosa nell'ambito del centrodestra, ma chiunque voglia fare politica non per garantirsi una poltrona, ma per garantirsi la capacità e la possibilità di costruire determinate idee. Ovviamente poi il punto importante, e qui poi passerei a Casson, è che cosa farebbe oggi Fratelli d'Italia se ci fosse un voto in aula, come è una eventualità possibile, sulla decadenza di Berlusconi? Guardi, questa è una domanda che ha chiaramente una risposta abbastanza complessa, nel senso che io sinceramente per me sarebbe difficile votare, diciamo, a cuor leggero entrambe le cose. Se noi dovessimo tenere fede a quello che dice la legge per come viene presentata in maniera estremamente semplice, allora, e abbiamo votato tutti quella legge, allora in teoria bisognerebbe votare per la decadenza, ma io sono d'accordo con chi dice che comunque bisogna fare i conti con il fatto che le leggi non sono mai state retroattive, non lo sono per scelta costituzionale, e sarebbe francamente un po' incomprensibile se le leggi diventassero retroattive solo per Berlusconi, ecco, nel senso, a me piacerebbe che si potesse scegliere obiettivamente al di là delle tifoserie, per garantire diritto di cittadinanza a chiunque voglia fare politica, a chiunque abbia il consenso del popolo italiano. Fermo restando che non sono affatto convinta che la eventuale decadenza, su questo se la sinistra si convince fa secondo me un errore, che l'eventuale decadenza fermerebbe Berlusconi dal fare politica, insomma, Grillo dimostra ampiamente come si possa fare politica anche stando fuori dal Parlamento, quindi, insomma, il problema è un problema chiaramente, immagino, più che altro di, insomma, di tenuta di Berlusconi, quindi mi convince abbastanza, insomma, la cosiddetta tesi violante, quella di chiedere per sicurezza, diciamo, un supplemento di indagine alla Corte Costituzionale, che interroghiamo per lo scibile umano, e forse vale la pena di interrogare anche su una questione che comunque sancisce il futuro politico di una importante forza politica della nazione. Voglio dire, io ripeto, sono spesso stata in disaccordo con il Popolo della Libertà, ma credo, insomma, che questo sia altro tema. Mi sembra chiarissimo, soprattutto anche come esprime questa problematicità. Chiedo a Casson, intanto, se la Giunta sta agendo di corsa o sta seguendo il calendario che ha sempre seguito anche per gli altri casi. Ricordiamo un caso per un anno e mezzo è saltabeccato di qua di là, è stata la vicenda che riguardava Previti. Poi c'è stato il caso di un senatore coinvolto in un'inchiesta per rapporti con la Camorra che si è dimesso prima di una decisione della Giunta. Insomma, qual è il cursus esatto per affrontare un tema come questo, secondo lei? Ma il cursus esatto è quello, no, certo, è quello di seguire quello che dice la legge. Abbiamo una legge entrata in vigore alla fine del 2012, approvata sostanzialmente da tutti i gruppi parlamentari. Ci sono stati due passaggi in Parlamento, al momento della delega al governo e al momento del decreto legislativo, con i pareri delle commissioni giustizia e affari costituzionali. Tutti hanno ritenuto perfettamente costituzionale quella legge. Nessuno ha posto il problema della retroattività, perché era un problema assolutamente infondato, e quella legge in due punti dice che in caso di decadenza bisogna decidere immediatamente. Questo immediatamente ovviamente deve fare i conti col regolamento del Senato. Il regolamento del Senato è stato applicato, in particolare quello della Giunta, nel senso che l'affare è stato assegnato alla Giunta per le elezioni. Lunedì 9 settembre, lunedì prossimo, ci sarà la terza seduta che discuterà della questione della Regione Molise e del senatore Berlusconi nel duplice aspetto ineleggibilità e decadenza, quindi credo che i tempi siano abbastanza ampi. Tra l'altro il regolamento dice che bisogna concedere un termine a difesa di 20 giorni,
Io stesso il 7 agosto sono intervenuto in giunta dicendo che va riconosciuto questo diritto di difesa, che è sacrosanto e che nessuno può violare. La giunta ha ritenuto di dare oltre un mese e in questo mese di tempo, in effetti, sono state presentate, sei memorie, sei pareri di costituzionalisti e giuristi. Sei memorie difensive? Sì, nell'interesse di Silvio Berlusconi. Lei le ha già lette tutte? Io le ho lette tutte ampiamente, anche più volte. Perché lei corre? No, ma non è che corro. Questa non è una questione nuova, perché di candidabilità, di decadenza, si parla quantomeno da 20 anni. È la prima sentenza della Corte Costituzionale, è la 118 di 20 anni fa. Quindi è un tema ampiamente discusso, ci sono biblioteche, ci sono articoli. Non è assolutamente una situazione nuova. Quindi bisogna praticamente rispolverare le proprie nozioni di diritto costituzionale, penale, sostanziale, processuale. Bisogna aggiornarle col caso concreto, cosa che in questo mese tutti i membri della Giunta hanno fatto. E quindi arriveremo al 9 settembre discutendo se il senatore Berlusconi vorrà presentarsi una fase o nell'altra, potrà farlo, lo sa benissimo, quindi può venire lunedì. Quanto può durare in tutto il procedimento? Perché voi siete come una corte di Cassazione dal punto di vista... No, è un procedimento complesso, nel senso che la Giunta è un organo istruttorio per l'Assemblea, per il plenum del Senato. La Giunta prepara, istruisce la pratica, fa una proposta al Senato... E il Senato alla fine decide, quindi la capacità decisoria aspetta la sovranità, Senato, la sovranità sul tema. Tra l'altro questo sulla base di quello che dice la Costituzione e sulla base di quello che dice anche la legge anticorruzione Severino. Quindi verrà affidato. Se il 9 settembre il relatore farà una proposta a favore di Berlusconi contro la decadenza, si voterà. Se la maggioranza dei senatori, come pare, sarà contro... verrà sostituito, ma non dopo mesi. E si passa subito a un altro relatore. E deve essere un relatore di quelli che ha votato contro. Che ha votato contro, che assume l'ipotesi della decadenza. Certo, di fatto. Questo è scritto nel regolamento. Perfetto. Dopodiché si apre una fase, nel senso che nel giro di 10 giorni si apre una specie di udienza pubblica o parapubblica con la presenza del senatore Berlusconi, se vuole, di un suo avvocato. Lì si fa una specie di processo e si decide in Camera di Consiglio. Cioè, quindi è proprio entro 48 il ore. Meccanismo è quello processuale, sì, tra l'altro senza telecamere. No, perché telecamere è riservata. Non possono entrare. Quindi è come una corte di giustizia inglese. Ma è riservata relativamente perché, ad esempio, i verbali della Giunta, seppur in maniera sintetica, finiscono poi in internet. Quindi certo. Le posizioni che abbiamo adottato io stesso e che abbiamo dichiarato il 7 agosto le conoscono tutti perché sulla retroattività, sulla decadenza, sull'ineleggibilità già risulta cosa ho detto. Senta, le chiedo l'ultima cosa e poi passo la parola al professor Iannelli. Lei è qui malgrado al magistrato Iannelli. Lei è qui malgrado l'anatema, insomma, del capogruppo del PDL che ha detto non possono pronunciarsi prima. Sente di aver violato qualche norma? Devo mettermi a ridere, non lo so, perché se uno fa una richiesta di questo tipo vuol dire che è proprio alla fine, che non ha altre possibilità di intervento e di difesa, perché vorrei ricordare al senatore Schifani che quantomeno dovrebbe informarsi o essere informato, perché quello che io ho dichiarato ai giornali, avevo già dichiarato in giunta il 7 agosto, così come gli altri senatori, e poi anche mal informato perché... E 2 giorni fa sulla stampa c'era un articolo di Guido Ruotolo che spiegava le posizioni dei vari senatori ai quali aveva fatto 3 domande, compresi i senatori, cioè, ad esempio, Giovanardi del PDL, Caliendo del PDL, Stefani della Lega, Buemi di Socialisti. Quindi a sto punto cosa fa? Cambia tutti. È mi pare un sistema abbastanza logoro per dire non ci va bene chi deve prendere una decisione, cambiamoli tutti fino a quando troveremo uno che ci andrà bene. Allora sentiamo Iannelli. Lei immagino avrà opinioni molto diverse. Ma io direi che occorre partire da una premessa e insistere molto su questa premessa. C'è preliminarmente un problema di metodo. Che metodo, che criterio di ragione noi dobbiamo utilizzare per rispondere alle domande sulla legge Severino? È un metodo giuridico, un metodo politico, è un metodo giuridico e politico. Ecco, se non diamo punti fermi su questo concetto, e noi rischiamo praticamente di andare nelle sabbie mobili. Le domande che dobbiamo rivolgerci e a cui dobbiamo rispondere si inquadrano
nello Stato di diritto. È un metodo giuridico, la legge. Che legge è? La sanzione o la condizione soggettiva? Che figura è? È un discorso questo che non si fa in politica. Perché allora le chiedo, qual è il metodo che lei pensa si debba adottare? È il metodo giuridico, chiaramente, ma con il metodo giuridico noi dobbiamo riferirci solamente alla legge, alla norma e alla Costituzione. E la legge Severino deve essere guardata in tutta la sua complessità. E quindi? E quindi ritengo che la legge Severino preveda una sanzione. E che prevede una sanzione, lo si vede e lo si traduce guardando tutta la legge. La ineleggibilità, l'incandidabilità è una sanzione che l'ordinamento penale conosce. Conosce già da tempo. L'articolo 28-29 parlano di pene accessorie e su pene accessorie parlano di interdizione perpetua, tra cui il diritto del reato passivo, e interdizione temporanea. Cosa fa e come si inserisce la legge Severino in questo quadro? Si inserisce modificando e aggiungendo un quid pluris a una pena accessoria. È una pena accessoria, è una sanzione penale. Si è detto no, è un requisito, è una condizione. E quindi, dica lei, faccia la contro arringa, che cosa dovrebbe fare la giunta di cui è parte? No, la giunta non dovrebbe fare nulla per me. E le spiego perché. Non dovrebbe giudicare la decadenza? No, perché la giunta non ha oggetto per giudicare. E le spiego perché. Partiamo dalla premessa che la legge Severino introduce una ulteriore pena accessoria, o meglio, una specificazione di pena accessoria. E non si può discutere... Cioè dice, se sei stato condannato almeno 2 anni, sei fuori. E non si può discutere su questo. Sa perché non si può discutere su questo? Perché se si legge completamente la legge Severino, e non ci si fermi semplicemente all'articolo 1 e all'articolo 3 che dice è ineleggibile quello che è, eccetera, si vedrà che tutta la legge Severino è permeata dal diritto penale. Che cosa succede se c'è un'istanza di revisione? Che cosa succede se c'è una domanda di errore di fatto? Che cosa succede se c'è una domanda di riabilitazione? Lo dice la legge Severino. La legge Severino richiama l'istituto della riabilitazione. E l'istituto della riabilitazione cos'è? Definisce l'articolo 178 codice penale, la legge, la riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna. Ma come si può contestare ancora che ci troviamo di fronte a una pena accessoria, a un effetto penale che viene collegato direttamente a che cosa? Alla commissione di un reato. Quindi la giunta non dovrebbe... Ora stiamo solo mettendo gli assi, perché poi dobbiamo andare subito. Sì, ma dico subito ne riparleremo, questo. Cosa bisognerebbe fare in concreto? Se mi deve fare concludere per un minuto. Allora, se pena accessoria, due conseguenze. Dobbiamo porci il problema. Chi è legittimato a dichiarare e a stabilire la pena accessoria? Secondo, qual è il regolamento nel tempo delle pene accessorie? E allora diremo che la pena accessoria deve essere dichiarata e inflitta dal giudice penale. Quindi basterebbe già la pena che è fissata dal tribunale? No, il giudice tribunale. Penale deve in sentenza stabilire la pena accessoria. Come stabilisce l'interdizione perpetua? Che è una conseguenza automatica, non si scappa. L'ergastolo, 5 anni, eccetera. E il secondo problema, poi, il problema, diciamo, della regolamentazione nel tempo. E allora, se la sanzione Severino è una pena accessoria, deve, che cosa? Regolamentarsi secondo le norme delle pene accessorie, secondo le norme del diritto penale. E quindi penale, chi la deve retroattività. E chi la... Irretroattività. Quindi noi io ritengo che qui ci troviamo di fronte a questa situazione. La giunta si riunisce per decidere che cosa? Per decidere una pena accessoria che non è stata stabilita dal giudice penale. Perché non è stata stabilita dal giudice penale? Bisogna entrare nella mente dei... Non entriamo. Abbiamo in qualche modo presentato due tesi. No, se vuoi rispondere brevissimamente, perché poi volevo... La illustro dopo, però... Credo che questa tesi è totalmente contrastata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 118, dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte Europea dei diritti umani. Tutti contrastano questa tesi qua, che non so da dove venga fuori. No, io lo dico... La sanzione accessoria è una cosa, le interdizioni un'altra cosa, la decadenza un'altra cosa.
tutti quanti dicono esattamente il contrario, dalla sentenza 118 che dice che la decadenza interviene sui requisiti di una persona essere candidato perché si ritiene che sia moralmente indegno in quanto condannato. Io non capisco perché questo ha sempre valso per tutti i cittadini, è già stata applicata la legge Severino, la legge Severino è già stata applicata la legge Severino a un consigliere comunale di Roma e anche nelle Marche, differenza a persone condannate. Però perché ci fermiamo un attimo, tanto è una questione che ci porteremo appresso a lungo. No, perché avete espresso i pareri, uno è per la decadenza, lei invece no, da casa no, ognuno si fa la sua opinione. Sì, ma la devo fermare rigoroso, perché non possiamo fare un continuare l'infinito. Diciamo subito questo, la legge Severino è la prima volta che si riferisce ai parlamentari, quindi fare un discorso con riferimento ai consiglieri, però ci sono stati 37 casi di amministratori locali sono due cose ben diverse applicato. E la dottrina costituzionalista abbonda su questo tema. Bene, ci fermiamo solo un secondo su questo tema, perché io voglio coinvolgere Emiliano subito dopo avergli fatto vedere una frase, un fuori onda è stato detto di Matteo Renzi, il famoso Bersani spompo, che è una frase riguardosa ma è una frase piena di politica. Allora vediamo questo frammentino e poi sentiamo subito il parere di Michele Emiliano, che sostiene Renzi da tempi non sospetti. Dopo le primarie ha un po' perso o era scopo che ci sta mettendo no, io ho visto a Palermo Allora è interessante perché guardate anche la capacità comunicativa di Renzi, la prima parte sembra che sia un fuori onda, poi alla fine si rivolge, abbiamo fatto vedere proprio la conclusione, si rivolge alla Camera, quindi è un messaggio informale ma mandato in piena consapevolezza. Volevo chiedere a Emiliano, questo fa parte di una cavalcata per conquistare il partito, cioè continuare a essere il rituale, non seguire il cerimoniale, usare anche questi termini un po' sporchi, spompo, io per esempio non l'avevo mai sentito, è toscano, cos'è? Spompo. In Veneto si usa. In Veneto si usa, per fortuna abbiamo Gaston che conosce sta per spompato. Le lingue spompato. Sta non per... sembra particolarmente sì, offensivo. No, spompo, è strano. Cioè, nel senso, è un po'... Sì. Emiliano, prego. Sindaco. Allora, dicevo, è chiaro che spompo sta per spompato. E, sì, e d'altra no, parte questo... l'analisi di Renzi è molto lucida e devo dire che riconosce a Bersani ciò che a Bersani va riconosciuto. Cioè, Bersani ha fatto benissimo tutta la fase del posizionamento prima delle primarie e ha gestito benissimo le elezioni primarie, ha costruito un'alleanza che si chiama Italia Bene Comune che aveva posizionato il Partito Democratico con quasi 15 punti di vantaggio sul Popolo della Libertà e poi durante la campagna elettorale, per motivi che rimangono ancora un mistero, almeno per noi, a un certo punto ha mollato completamente, cioè non siamo stati capaci durante la campagna elettorale di individuare quei contenuti di cui parlava il professor Rodotà e che sono essenziali in una campagna elettorale, sia dal punto di vista diciamo della legittimità della proposta sia dal punto di vista della comunicazione. Io sostengo da tempo che nella politica moderna la comunicazione è la decisione politica, quindi la visione strategica e la sua possibilità di essere comunicata al corpo elettorale sono la stessa cosa. Su questo punto ovviamente ci sono visioni diverse, più tradizionali dentro il Partito Democratico. Renzi riesce a metterle insieme e sotto questo aspetto riconosce anche di avere commesso degli errori durante le primarie ed è l'aspetto più interessante che secondo me in questa vicenda Renzi sta vivendo. Renzi ha una capacità straordinaria, tipica delle giovani generazioni, di imparare dagli errori che commette e lo dimostra ammettendo di avere gestito in maniera un po' improvvisata la fase delle primarie e devo anche dire che da come si sta muovendo nell'ultimo periodo è chiaro che ha imparato perché di improvvisazione non se ne vede più nelle uscite. Emiliano, però una cosa in qualche modo oggi ci siete qui lei e la Meloni perché siete
due forze, diciamo così, non ortodosse all'interno dei rispettivi schieramenti. E allora la domanda che le faccio è: ma se Renzi, che come lei ha ricordato è stato per tutta questa fase l'antisistema, l'uomo della rottamazione, che cosa succede nel momento in cui Franceschini, Fioroni, tutto il vecchio gruppo di gente, Orlando, Bianco, cioè persone che sono fra l'altro grandi professionisti della politica ma che hanno carriere molto antiche nella prima e nella seconda repubblica, che cosa succede se tutti lo abbracciano? Perde la forza della sua diversità oppure no? Beh, innanzitutto Renzi non si può più fermare, quindi è evidente che la stragrande maggioranza del partito ha compreso questo passaggio e ovviamente condivide che Renzi assuma la responsabilità della segreteria del partito. Dopodiché è evidente che alcuni dei soggetti che stanno cominciando a sostenerlo potrebbero avere come pensiero recondito quello di cedere, di calare il giunco perché passi la piena, come si dice in Sicilia. Però temo che anche questi calcoli siano sbagliati. Renzi non sta costruendo una corrente tradizionale, non chiede adesione in cambio di ruoli, non accetta questa prospettazione, chiede a ciascuno di fare quello che ciascuno è in grado di fare per il partito e soprattutto per l'Italia, perché il partito nella visione di Renzi non è un fine, è solo un mezzo, e soprattutto non ci sono promesse, nel senso che ciascuno, secondo il merito, in questo mi ritrovo nelle parole dell'onorevole Meloni, secondo il merito e soprattutto secondo l'utilità per l'Italia, verrà impiegato al momento opportuno. Se nessuno sarà necessario, non verrà impiegato nessuno. Se saranno necessari tutti, verranno impegnati tutti. Bene. Un metodo completamente diverso rispetto a quello di Bersani, così. Io che assegnava voglio vedere le porte in prima faccia, di cominciare. Non è facile, Emiliano, le porte in faccia. No, dico, non è facile poi dire di no a una richiesta di alleanza. Però vediamo un altro frammento, sempre di Renzi, sempre in questa lingua non rituale, è un altro frammento di Renzi oggi alla festa dell'unità. Non ce l'abbiamo, fantastico. Allora andiamo a vedere invece una testimonianza del dibattito che oggi Bersani e Michele Serra hanno svolto sotto quel tendone della festa nazionale. Matteo Renzi del settimanale Chi in edicola domani sarà immortalato in una foto con la bandana in testa. Allora, ripeto, non è minimamente una considerazione anti-Renzi, è una considerazione, ripeto, sull'informazione di questo paese. Volevo chiederti se intendi replicare a questa cosa della bandana con un servizio fotografico su Chi, oppure se ti astieni. No, insomma la bandana alla fine sarebbe meglio a me che a lui, può permettersi anche di non portarla, accidenti, almeno quella. Luigi Bersani. Cos'è che non la convince di Renzi? Ma Renzi, delle posizioni che ho sentito fin qui, ho detto chi si candida segretario naturalmente deve dire qualcosa di preciso sulla sua idea di partito e quindi anche di sistema politico e di Italia, secondo me senza concedere a quel che è troppo, a quello che abbiamo visto in questi 20 anni, dove le formazioni politiche, i partiti sono state delle appendici, delle specie di protesi dei leader, ecco. Quindi noi abbiamo bisogno con questo congresso di insediare una formazione politica aperta ma stabile che esprime leader pro tempore, perché il tramonto di Berlusconi è il tramonto di 20 anni, dove c'è stata troppa demagogia, troppo populismo, troppa semplificazione. Abbiamo bisogno di un sistema politico fondato su partiti nuovi. E infine penso, a differenza di Fioroni, che ho visto che ha avuto una svolta un po' sovietica, che non ci sarà un candidato solo in questa nostra vicenda. Adesso appena saranno presentate le candidature, quindi ci sarà un dibattito, una discussione. Per me che ci siano maggioranze e minoranze è una cosa buona, perfino logica, in un partito come il nostro. Non devono essere sulla falsariga di... come dire, tradizioni identitarie, ecco, il rimesco, chiunque faccia una proposta deve farla di rimescolo, perché stiamo parlando di PD.
La decadenza di Berlusconi? Io sostengo che il PDL debba riflettere con grande realismo sul seguente concetto: noi non potremmo mai concedere a Berlusconi quello che non concederemo a nessuno dei nostri. Andiamo, ragazzi. La vediamo bene, insomma. Fuori, allora, era quasi un servizio indifferita, però voglio girare la palla alla Meloni ponendo questo problema. Cioè, in fondo, dentro il centrosinistra, con molti difetti, con qualche piatto che si rompe, con qualche coltellata, però c'è una mobilità che è sotto gli occhi di tutti. In questo momento Bersani diceva non c'è un altro candidato, però ci sarà, lo proporremo. Insomma, c'è una contesa, una contendibilità. Nel centrodestra come si dovrebbe scegliere il leader se, come sembra, l'interdizione, parliamo di quella che è la pena accessoria che deve essere calcolata e che la Corte sicuramente ricalcolerà, impedisse a Berlusconi di tornare in Parlamento? Cioè, sicuramente anche se lui restasse il leader servirebbe un candidato premier. Come dovrebbe essere scelto? Beh, ma guardi, questa è una domanda, diciamo, rispetto alla quale la mia risposta è abbastanza chiara, diciamo, da qualche tempo, cioè, insomma, a chi mi segue. Io ho sempre detto, ma questo indipendentemente dalla decadenza eventuale di Berlusconi, cioè secondo me anche nel caso in cui Berlusconi fosse in campo, l'ho detto già nelle scorse elezioni politiche, anche nel centrodestra bisognerebbe, diciamo, aprirsi all'aria fresca della partecipazione popolare e a una capacità di Cioè Berlusconi dovrebbe in ogni caso fare le primarie, secondo lei? Sì, sì, ma l'ho già detto, ripeto, secondo me avrebbe dovuto farle anche la scorsa volta, le avrebbe vinte, per carità, non avevo dubbi, però probabilmente anche il centrodestra sarebbe partito da una diversa capacità di mobilitazione. No, noi in questa campagna elettorale, obiettivamente Berlusconi ha fatto tutta la campagna elettorale per quello che riguarda il PDL in completa solitudine, cioè l'ha fatta lui per tutto il PDL. Probabilmente se invece si fosse partiti prima anche con la mobilitazione che dalle elezioni primarie arriva, noi lo abbiamo visto nel centrosinistra. Il centrosinistra ha fatto male, lo diceva bene Renzi, diciamo, nella sua analisi, ha fatto benissimo, malissimo la campagna elettorale, cioè ha sbagliato secondo me nella campagna, ma del resto già dai manifesti, insomma, io rimasi francamente un po' basita dalla campagna. Perché che era stata. Perché cosa avevano i manifesti? Perché erano tristissimi, erano, cioè, l'Italia non c'era giusta. Sì, erano, io li trovavo un po', insomma, un po' tristi, l'ho detto. E rispetto invece a quello che avevamo visto durante le elezioni primarie, e quindi un partito del quale chiaramente io non condivido niente, ma che aveva la capacità, insomma, di confrontarsi poi nel merito dei temi, anche con tesi molto diverse che erano andate alle elezioni primarie e che il giorno dopo si ricompattava attorno al vincitore, e aveva rafforzato il centrosinistra complessivamente, anche uno scontro molto duro, non lo aveva indebolito. Invece nel centrodestra c'è stata la paura o l'idea che discutere della leadership fosse lesa maestà. E noi in questo abbiamo perso tanto. Allora penso, lo pensavo prima e lo penso a maggior ragione oggi, ripeto, che ci sia Berlusconi in campo o che non ci sia Berlusconi in campo, poi la democrazia ci dirà che il Berlusconi è ancora il più forte di tutti, ma che sia la democrazia a dirci. Allora, David, volevo un tuo giro di opinioni, ma partiamo dai militanti semplici. Li chiedi se loro, per esempio, su questo tema spompo o non spompo, cioè se pensano che sia vera questa analisi, giusta la campagna delle primarie è sbagliata la campagna elettorale? Poi lo chiediamo anche a Berlinguer, però volevo un paio di pareri volanti di quelli che stanno lì sotto il tendone, che poi sono il popolo vero che dà corpo a un partito. Allora, hanno avuto difficoltà a sentire con le casse, ma girerò io questa parte, sì, questa parte del dibattito a loro, rispetto anche alle primarie che ci possono essere all'interno del centrodestra nella scelta del leader, e rispetto alla battaglia che c'è all'interno del Partito Democratico per la leadership del partito. Allora, sulla leadership del Partito Democratico credo che ovviamente andremo a primarie, e su questo questa è un renziano, assolutamente. Anche se non si può più dire, perché Renzi ha detto non esistono le correnti, quindi tanto la prima vedremo poi dopo il congresso se la corrente di se Renzi si formerà una corrente o meno. Quindi lei è un cuperloniano. Io sono un bersaniano, sì, e quindi oggi ho sentito Pierluigi Bersani, tra l'altro c'è stata una grande accoglienza a quella festa democratica nazionale e soprattutto alle cucine. Io credo che Renzi stia fortemente esagerando, l'io di Renzi
porterà dei grossi problemi al Partito Democratico. Oh, cavolo. E quindi Lio di Renzi. Lio di Renzi, assolutamente confermo. E dà una visione, come dire, psicanalitica del signor. Ho una visione psicanalitica, anche perché le dichiarazioni del fuori onda che abbiamo appena visto dimostrano, insomma, da parte di Renzi una forte volontà a emergere con grande forza, ma si deve rendere conto che questo è un partito plurale, non siamo nel PDL. Allora sento Chiara e poi una domanda per il professor Berlinguer, che ha sentito con grande attenzione tutto il dibattito e voleva dire la sua. Chiara, che oggi poco fa ha servito Bersani a tavola, che ha mangiato, piccolo inciso di colore, che cosa esatto, ha mangiato proprio, e io quello volevo sapere, che ha mangiato. Lì c'è uno stoccafisso straordinario, di pesce. Un'ottima frittura di pesce. Solo frittura di pesce? Solo frittura di pesce. Proprio moderato, pacatissimo. Sì, sì. È a dieta. No? Questo non lo so io. Ma ha bevuto il vino almeno? Sì, rosso. Rosso. Vabbè, però torniamo un attimo alla politica, alle altre cose di bassa cucina, diciamo. Partito Democratico, lei chi voterà al congresso? Ma allora, di preciso, essere sincera non lo so, perché devo ancora leggere e capire le intenzioni dei contendenti. Allora ha letto solo il menù lei. No, vabbè. Però diciamo che io, come il mio compagno, ne vengo da, diciamo, una scuola bersaniana e sono stata contenta dell'operato che ha fatto il nostro segretario e mi dispiace per l'epilogo che si è mostrato. Però Renzi l'avrebbe servito comunque a tavola. Beh certo, insomma, comunque fa sempre parte del Partito Democratico, per quanto possa essere un po' più distante dalle mie idee, siamo sempre il Partito Democratico e abbiamo tutti lo stesso scopo. Senti, io aspetta David sì. Senti quel militante col cappellino che vedevo che rideva dietro di te, no, dall'altra parte lì, perché sorrideva? Che cosa pensa lui? Perché sorrideva e il signor Telese coglie i particolari, quindi gli è piaciuta la sua faccia, il suo cappellino e la sua risata. E quindi voleva vedere perché stava ridendo, di Bersani, di Renzi, no, di queste beghe all'interno del PD. Lei chi voterà al congresso? Ma Bersani non è più candidato. No, certo, qui c'è Cuperlo. Qui è Cuperlo. C'è Pittella anche, che nessuno nomina, però c'è anche Cuperlo. Io penso che sia Cuperlo. Lui, penso. E Renzi no, non le piace. Perché? No, non le piace, fa troppo. Perché non le piace? Non le piace perché fa troppo chiasso. Troppo chiasso. C'è nel senso che fa la campagna elettorale per conquistare il partito. Elettorale, se l'ha fatta per lui, Cuperlo non fa la campagna elettorale, scusi. Renzi non le piace, è distante dalla sua idea di centrosinistra. No, non mi piace, poi se vede lui, certo, perché non tengo. Guarda, oltre ti faccio vedere che c'è anche Sergio Cofferati. Sì, c'è Sergio Cofferati che sta tornando, che tanto ti saluta. E poi lo guanti. Ti volevamo dire una cosa, che la Meloni ha una confessione da fare. Porta una confessione da fare a Berlinguer. Aspetta che... Allora ti porto Cofferati, che abbiamo strappato alla moglie alla cena. Onorevole Berlinguer, la Meloni ha una confessione da farle. No, come? Senti. Le prime manifestazioni le ha fatte contro di lei. No. Ah sì, contro la riforma del Perché lui, immagino che lui se lo ricordi, insomma, sono stati anni appassionanti. Professore, prima noi stavamo discutendo su questa questione della decadenza di Berlusconi, no? Questo cavaliere dimezzato che aspetta la decisione della commissione, ma può ancora fare il leader del centrodestra con questa sentenza sul capo? Io non voglio intervenire adesso sulla questione della giunta per le elezioni, c'è gente sufficientemente competente a decidere. Sono del parere comunque che la decisione deve essere adottata rapidamente. E nel partito chi sosterrà? Voglio porre un altro problema. Luca, lasciami dire questo, ti prego, voglio dire... E va bene. Tempo fa, il presidente della Camera dei Comuni di Londra, inglese, si è dimesso immediatamente non appena è scoppiato uno scandalo che riguardava un'ipotesi di illiceità di concessione dei vantaggi a due parlamentari. Poi si è scoperto che erano gli uffici che avevano commesso l'illecito, ma questo presidente, niente poco di meno che della Camera dei Comuni, ha ritenuto suo dovere che la sua figura non dovesse avere neanche un sospetto di illiceità. Noi abbiamo avuto un ministro delle pari opportunità che per una questione
certamente seria, ma non di enorme rilevanza, si è dovuta dimettere da ministro, anche se forse si poteva salvare. Oggi ci troviamo di fronte a una cosa che fuori d'Italia e per una parte degli italiani io ritengo allucinante. Il fatto cioè che non si abbia in Italia il costume, quello che viene chiamato altrimenti l'esempio della moglie di Cesare, in cui si richiede all'uomo politico o a un responsabile istituzionale un tasso di rigore, di severità, di limpidezza, di onestà, di certezza assoluta della propria figura superiore a un cittadino comune. E che quindi, ove mancasse questo fatto, si arriva negli altri paesi alla dignità di colui che anche non è considerato colpevole, ma che ha questa sensibilità istituzionale perché rinunci, non chieda l'agibilità politica, ma confessi l'impossibile agibilità politica. Perché noi in Italia dobbiamo essere arretrati rispetto ad una cultura democratica. Indipendentemente dalla legge Severino, lei dice. Io non parlo di fronte al fatto che c'è una sentenza che si è conclusa, che ha chiuso un procedimento e che ha accertato l'esistenza di un delitto contro lo Stato che si vorrebbe amministrare. Chiarissimo, è una ringa. Berlinguer ha fatto una ringa però molto ficcante. Io la giro in studio ai nostri due esperti, però accompagnata da un'altra considerazione, perché sono tante le partite che sono in gioco e sono molto complesse. A casa si stanno interrogando su un problema. Berlusconi potrebbe decadere sia per gli effetti della Severino, se la vostra interpretazione prevarrà, o invece permanere se vincesse la tesi che sostengono gli uomini del PDL, molti giuristi e anche gli Anelli. Però il mio discorso, no, aspetti, mi faccio dire. Però potrebbe anche essere candidato premier, paradossalmente, anche se decadesse dal suo ruolo di parlamentare? No, bisogna vedere. Allora, la decadenza è prevista per una persona che ha già un mandato parlamentare. E certo. Come un potrebbe essere anche un ministro. Poi c'è l'incandidabilità. E sempre la legge Severino prevede che nei casi di persone con le condanne definitive, però questo per riguarda 6 anni, il Parlamento. Sì. Mentre invece la candidatura a premier, visto che non è una candidatura che è iscritta nella Costituzione, nella legge elettorale, è una candidatura informale, è un pubblico ufficio. Sì. Beh, però solo se vieni eletto, quindi no, tecnicamente lui potrebbe essere candidato. L'interdizione dai pubblici uffici riguarda tutti gli uffici, compreso quello di ministro, di presidente del Consiglio. Ma se viene eletto, però uno la campagna elettorale la può fare teoricamente. No, la campagna elettorale la può fare. No, ma anche non come capo coalizione. Ma sì, nessuno glielo può impedire. Basta che non sia candidato. Ecco. Anche questo. Grillo che ha una piccola condanna. Questa non è una cosa da poco, Cassone. Capisco, ma infatti, da un punto di vista sociale e politico, può fare attività politica se trova le persone che danno i voti alla sua coalizione. È un problema di quelle persone, di quella coalizione. Certamente non è un problema di tipo giuridico. Le questioni sono diverse. Io credo che sono proprio perché, come veniva ricordato da Luigi Berlinguer, in Italia ci possono essere dei casi di persone condannate con sentenze definitive per fatti gravi che non sentono questo obbligo sociale, etico, morale di allontanarsi dalla vita politica. La legge Severino ha previsto sulla base della Costituzione l'istituto della decadenza, e basta leggere gli articoli. Perfetto. Li cito rapidamente perché non c'è tempo: 48, 51, 65, 66, che dicono che il Parlamento può emanare delle leggi ordinarie per limitare la candidabilità delle persone che rivestono la caratteristica dell'indegnità morale, ad esempio. Perfetto. Come quelle condannate. E la legge Monti-Severino all'epoca ha fatto questo, l'abbiamo votata tutti in quest'ottica, sapendo benissimo che doveva essere applicata da subito. Io vorrei liberarmi da un equivoco. Io sono un magistrato e qui non vengo a non parlo assolutamente di Berlusconi o non Berlusconi. Io pongo un problema di diritto. E quando questo caso, ma quando la Costituzione è proprio il diritto.
Quando parlo di Costituzione, quando parlo di pena accessoria, faccio un discorso giuridico. Io dico al senatore Casson, ma l'interdizione che emette, che stabilisce il codice penale e quindi il giudice penale, è un'interdizione come della ineleggibilità, della incandidabilità. Perché quando il giudice penale applica l'articolo 28 e 29 e applica praticamente la stessa sanzione della legge Severino, deve dire e deve pronunciarla lui, e quando invece c'è una legge Severino che si inserisce nell'alveo del codice penale, che implementa i casi di interdizione, non si pone questo problema. Ecco, quello che mi stupisce come magistrato e come giurista è che questo problema non si è stato posto da nessuno delle forze politiche, e rimanda a quel criterio giuridico che deve presiedere questa situazione. A prescindere dal Berlusconi, a prescindere del deputato, del Parlamento... Lei dice, secondo me la norma dovrebbe essere questa. La fermo anche perché c'è una cosa che vuole dire la Meloni... Sì, è una tesi, certo. La sua è diversa. No, ma non è una tesi, cito la Costituzione. Sì, non è una tesi mia. Costituzione, sì, l'articolo 48 sì, è vero, certo, che è scritto. Certo. E allora, scusi, ma c'è l'articolo 25 secondo comma. Ma riguarda la parte penale, la libertà personale. Personale, ma scherzi. Ma scusa, riguarda nessuno, il processo, il 25. Nessuno può essere punito. Punito che cos'è? Non è una punizione. E che punizione è quella di eliminare la sanzione penale, diritto Mi piace vedervi discutere così perché siete ferrati. Ma la Meloni a dire una cosa forse con la lingua più rapida e efficace. No, ma molto velocemente, diciamo, tornando alla questione più genericamente politica che citava Luigi Berlinguer, perché io sono d'accordo col discorso che fa Luigi Berlinguer, però presuppone che noi si sia in Gran Bretagna. Nel senso che io ho fondato un partito nel cui statuto ho scritto che chi è condannato in primo grado non può essere candidato. Ho dichiarato anche che sarei disposta a non candidare neanche gli indagati, in un sistema però nel quale noi abbiamo la certezza matematica che quando tu vieni perseguito o condannato, questo in nessun modo può avere a che fare con con questioni che non sono attinenti le tue colpe. Cioè, in Gran Bretagna, per rispondere a Luigi Berlinguer, non accade che qualcuno che esercita il ruolo di pubblico ministero e indaghi qualcuno di un partito politico, poi gli si candidi contro e poi quando viene rieletto torni a fare il suo lavoro. Cioè, in Italia sono accadute delle cose un po' strane che purtroppo hanno in qualche maniera aiutato alla fine quelli che in politica non volevano fare i conti con il tema dell'etica e della moralizzazione, e non ha aiutato neanche quelli che non volevano fare, diciamo, il magistrato, che è un altro ruolo di grande responsabilità, che per questo richiede anche grande etica, equilibrio, grande capacità morale, grande capacità di stare al di sopra, diciamo, della media della popolazione, e a scapito di quelli che facciano bene il proprio lavoro. Allora oggi la sfida qual è, se noi vogliamo davvero affrontare la questione? La sfida è un patto di responsabilità tra la parte sana della politica e la parte sana della magistratura, perché in qualche maniera nessuno di queste due funzioni che vengono svolte in nome e per conto del popolo italiano vengano svolte per questioni che nulla hanno a che fare con l'interesse del popolo italiano. Su questa cosa mi interessa moltissimo sentire Emiliano e Casson, che sono magistrati. Ci fermiamo e torniamo subito dopo la pubblicità. E allora, di nuovo in onda, abbiamo toccato un tema cruciale in questa linea di ragionamento che ricostruisce i fatti, ma anche i grandi temi. Io volevo sentire Michele Emiliano sulla provocazione che ha lanciato la Meloni, cioè bisogna creare un nuovo galateo che coinvolga sia la politica che la magistratura. E ha fatto l'esempio, non ha fatto il nome, ma io l'ho capito che è quello di Ingroia, con cui ho anche una polemica aperta su questo fatto: il viaggio verso la politica deve essere un viaggio senza ritorno. Che ne pensa lei, essendo magistrato, avendo vissuto le due condizioni? Beh, ovviamente è assolutamente legittimo che si possa immaginare che dopo aver svolto attività politica un magistrato, anziché tornare alle funzioni giudicanti o requirenti, quindi quella di pubblico ministero di giudice, vada a fare, che ne so, il dirigente nella pubblica amministrazione o l'avvocato dello Stato. Se ci fosse una legge del genere non mi parrebbe una cosa assurda. Naturalmente, in tutta sincerità, una persona per bene è perfettamente capace di distinguere i ruoli che svolge
ed è perfettamente capace, anche avendo delle idee politiche, che uno ha comunque, anche tutti i magistrati italiani hanno delle idee politiche, però sono capaci di tenerle distinte dalla loro attività. Capisco che per chi non ha mai vissuto l'imparzialità come elemento costitutivo della propria vita, e per i magistrati l'imparzialità è un elemento fondante della vita, non solo della professione, questo può apparire difficile. Voglio però dire che nell'ordinamento giuridico più moderno, che è quello statunitense, i pubblici ministeri sono praticamente dei politici. Normalmente nei casi di impeachment politico il pubblico ministero sono anche eletti, è dell'altra parte politica. Quindi voglio dire che il pubblico ministero possa avere una particolare connotazione politica non è normalmente un dramma in nessun ordinamento del mondo, anzi in molti casi addirittura il pubblico ministero in altri paesi dipende dal governo, quindi è un organo politico in senso proprio. Il punto è l'indipendenza del giudice. Berlusconi non è stato processato e condannato da un pubblico ministero, è stato condannato da tre diversi collegi, uno dei quali, quello della Cassazione, fatto da cinque magistrati che solo a vederli danno l'idea certamente di persone non politicizzate e meno che mai politicizzate, diciamo, in senso progressista. Proprio era icasticamente evidente che si trattava del classico collegio della Corte di Cassazione che ha semplicemente applicato la legge, punto e basta. Ora, questo assunto che in Italia bisogna cambiare le cose perché Berlusconi non è un pasticcione in tutto quello che fa nella vita privata o aziendale, come purtroppo abbiamo visto, ma è un perseguitato, è una stupidaggine senza precedenti, perché un perseguitato in Italia, un giudice a Berlino lo trova, la stessa onorevole Meloni ha detto che buona parte della magistratura è fatta di persone, lo dice persino lei, di persone per bene. E come mai in questo caso invece non ne ha trovata nessuna? Su decine di magistrati ha trovato solo persone, diciamo così, scorrette o politicizzate. Decine di magistrati che l'hanno giudicato. Una stupidaggine ma totale. Infatti delle volte l'hanno fiorfiore che ha sotto. Purtroppo ho perso l'auricolare, non so che fine ha fatto. Che discorso è? Lo sto seguendo. Bene, comunque quello che le ho detto. Sì, 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 ho capito, il ragionamento è chiaro. Per un attimo approfitto che presupporre che in questo caso bisogna dargli la grazia o bisogna considerare che è successa una grande ingiustizia. Non mi pare il caso. No, Emiliano, io però cercavo di fare un ragionamento un tantino più complesso, perché diciamo che immagino un'Italia che sappia anche parlare, indipendentemente dal caso specifico di Silvio Berlusconi. In questi anni sono accadute obiettivamente delle cose un po' curiose. Poi se vogliamo fare finta che tutto vada benissimo perché ci interessa politicamente, facciamolo, ma facciamo esattamente l'errore che ci ha condotto nella condizione nella quale ci troviamo. Cioè sì, però, nella quale di c'è un'Italia specifici. In cui c'è una classe dirigente che in molti casi non cerchiamo di porta avanti la responsabilità che dovrebbe. Politici, io sto cercando di fare dei ragionamenti. Tutti i partiti politici, diciamo, hanno candidato giudici. Poi Berlusconi o non Berlusconi. Tutti i partiti insomma. Politici hanno candidato dei giudici. Li ha candidati AN, che era il suo partito. Le ha candidati il PDL, le ha candidati il PD. Tutti i partiti hanno candidati e anche l'UDC, però volevo chiedere a Casson lui che cosa pensa su questa cosa, che non stiamo scrivendo una legge, questa norma in qualche modo di bon ton. Io penso che un magistrato, quando decide di fare attività politica, non deve più tornare all'ufficio d'origine, alla magistratura. E lei d'origine. È magistrato? Io, quando sono già nella passata legislatura, ho presentato un disegno di legge proprio per fare in modo che i magistrati che arrivano in Parlamento o che hanno incarichi di governo o che hanno incarichi nelle regioni, nelle comuni, nelle province, poi non tornino più a fare il magistrato. Tra l'altro giovedì, proprio questa settimana, abbiamo tra le commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato l'esame di cinque disegni di legge di cui sono correlatore, in cui si propone che il magistrato, ad esempio, che arrivi in Parlamento, non possa, sia magistrato ordinario, militare, contabile, amministrativo, non possa più tornare alla magistratura d'origine ma svolga altre funzioni, perché bisogna considerare dall'altra parte che c'è un diritto costituzionale per tutti i pubblici dipendenti alla conservazione del posto, e quindi il magistrato che dovesse far politica deve avere un nuovo ruolo. Rinuncia, quindi ma c'è quanti questo suoi sacrificio. Colleghi sono contenti di questa proposta? Ma, credo sia che sincero. Non siano molto contenti. Nessuno. Peraltro io mi ritengo autonomo anche rispetto, diciamo, alla Corporazione Magistrati, non ne ho mai fatto parte come ANM, ma io credo che una volta che si fa il salto in politica
e si debba decidere nell'ottica istituzionale, anche contro quello che potrebbe essere o essere ritenuto la convenienza personale o contraria comunque all'interesse dell'isola. L'ultima parola di Iannelli. Io direi di più. Io guarderei davanti, cioè io, e penso che ci siano dei disegni di legge sul punto, impedirei al magistrato di andare in politica contemporaneamente alla dimissione in politica. Il magistrato che vuole andare in politica... Il periodo di decantazione. Sì, c'è la proposta. È proprio anche in questo senso. La politica sta per 3, 4, 5 anni fuori della magistratura e si presenterà poi in politica e mai nella stessa regione, nello stesso luogo in cui ha fatto il magistrato. È qualcosa di più rigoroso. Dobbiamo recuperare che cosa? Il senso di servizio pubblico del magistrato come del politico. Esatto. E il servizio pubblico non è il magistrato che si strumentalizza la sua attività. Abbiamo fatto una commissione parlamentare. L'ultima battuta di Emiliano: vincerà Renzi? E lei che ruolo vuole nel partito se riuscirete a vincere questa battaglia congressuale? Beh, ovviamente il più importante possibile, perché è chiaro che questa è la logica con la quale immagino... Quanto mi piace, Emiliano! No, scherzo, no, perché ovviamente, tutti dicono, no, io non il voglio, problema, bravo. Però, il problema è qual è? Che qui non è tanto chi vince il congresso, perché come ho detto Renzi lo vincerà. Il problema è che dopo aver vinto il congresso comincia un processo che è quello... di salvare questo paese da questi 20 anni disastrosi che noi abbiamo dovuto in qualche modo sopportare in tutti i settori, e questo processo è un processo che Renzi non può realizzare da solo, ha bisogno di costruire attorno a sé una squadra, quel partito plurale del quale parlavano i nostri compagni alla festa del partito a Genova. David, l'ultimo collegamento e il saluto ovviamente ai militanti degli stand, e fra l'altro ci piace sentirli quelli tutti di ogni segno politico, perché c'è una nobiltà in questa militanza, e però qua devi dire una cosa, è il tuo ultimo collegamento alla 7. Vabbè, ci abbandoni anche prima della fine della serie, te posso. Mi fai venire la famosa lacrima. Grazie a te, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di lavorare in questi 6 anni in questa rete che mi ha ospitato. Ci vedremo altrove e forse magari di nuovo tra poco, anche di nuovo qua, chi lo sa. Vi voglio bene, che devo dire? Mi fai fare una cosa? Allora, mettetelo a friggere qualcosa. Rete. Passami quel ragazzo simpatico, il giovane bersaniano, e digli... Chiudiamo così. Sì. Ti faccio vedere una roba. Vieni con la telecamera. No, qua, salutiamo Berlinguer, però voglio dire a quel ragazzo che ti metta a friggere adesso. Lì c'è una cena in corso con Cofferati, il sindaco Doria e il sindaco Pisapia. Guarda, chiudiamo così, guarda che meraviglia. Attovagliati lì a tavola. Il vero e proprio retroscena. Va bene, grazie, ecco, David, salutiamo i militanti, saluta Berlinguer, un mazzo di fiori per te è veramente il massimo. Mazzo di fiori per Berlinguer. Bangladesh. Ma che Bangladesh? Berlinguer, come Bangladesh? Ah, tu siete Bangladesh. Sì, più Bangladesh. Vabbè. Grazie, ma David. Ma sono Berlinguer i fiori? Berlinguer. Lui dice, lui voleva dire che ciao, a domani in onda, torna domani ore 8:30 come sempre. Abbiamo un po' sforato, ma l'addio apparenza è un addio ai monti. A presto, buonasera.